Chiederò di spiegarmi questo comportamento da parte di un grande messaggero di Dio. Il Santo Corano, però, riabilita la sua immagine. Ecco cosa dice nel capitolo 19, versetto 22. Ecco cosa si dice di Gesù Cristo. E mi ha reso gentile verso mia madre, e non mi ha reso orgoglioso o infelice e altero nei confronti del mio prossimo. Questo dice il Corano. E il santo profeta Maometto, la pace sia con lui, viene a salvare la reputazione di Gesù e sua madre dalle calunnie dei suoi nemici. Nemici, lo ripeto, nessun amico parlerebbe così, perché nessun uomo degno tratterebbe sua madre in questo modo. Tanto più Gesù Cristo, che ha detto: onora il padre e la madre. E chiunque manchi di rispetto a suo padre e sua madre merita di morire. Di morire. E allora, com'è possibile che si sia comportato così? Proprio lui che dice: dovete rispettare il padre e la madre. Chi non lo fa è un indegno e merita di morire. Uccidetelo. C'è contrasto tra queste affermazioni e il comportamento di cui abbiamo parlato. La risposta brusca, il poco rispetto per i suoi maggiori, il dispiacere dato a sua madre. Il Corano dice: no, non è possibile, non ha fatto niente di simile. Era gentile con sua madre, non era scortese o altero. Il versetto continua confermando la rivelazione che mi ha preceduto. Abbiamo conferma di questo? Sì, sempre nella Bibbia. Matteo, capitolo 5, versetti 17-19. Dice: non pensate che io sia venuto a distruggere la legge dei profeti. Non sono venuto per abolirla, ma per portarla a compimento. In verità vi dico che fino a quando il cielo e la terra non passeranno, non scomparirà dalla legge neppure una iota o un apice, finché non sia tutto adempiuto. Una iota in ebraico è la più piccola lettera dell'alfabeto. Nemmeno quella sparirà dalla legge, né quella né un apice. Sapete, quei piccoli segni che si fanno sopra le parole. Nemmeno quella minima quantità deve sparire dalla legge, finché tutto non sia stato adempiuto. Chi dunque dichiarerà abrogato uno tra i più piccoli di questi comandamenti e insegnerà agli uomini a fare così sarà chiamato il più piccolo nel regno dei cieli, ma colui che li osserverà e avrà insegnato ad osservarli sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Quindi Gesù è venuto a confermare la legge che lo aveva preceduto, lo dice il Corano e le scritture cristiane lo confermano. Riprendiamo ancora quel versetto. Sto analizzando parti diverse dello stesso versetto. Siamo ora all'ultima parte. Ed ho recato la buona novella, buone notizie, di un messaggero che sarebbe venuto dopo di me, il cui nome sarà Ahmad. Come dicevamo, un altro nome che indica Maometto, la pace sia con lui. Controlliamo nelle scritture cristiane e non troviamo il nome Ahmad e nemmeno il nome Maometto. Quindi quando diciamo loro: guardate cosa dice il Corano, loro affermano che il Corano mente. Quindi dobbiamo fare delle ricerche e capire. Durante queste ricerche mi sono imbattuto in alcuni versetti che riportano delle parole di Gesù. E analizzando questi versetti troviamo realizzata anche questa espressione, cioè troviamo la conferma del fatto che Gesù ha profetizzato l'avvento di qualcuno dopo di lui che si sarebbe chiamato Ahmad o Maometto. Dove si trova questa conferma? Nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 16, versetto 7, dove si dice: io vi dico la verità, è opportuno, è meglio per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado lo manderò a voi. Giovanni 16:7. Ora, la parola per dire consolatore in questa versione inglese è comforter, in altre è advocate o consolate.
che vogliono dire sostenitore, avvocato. Tutto questo è in inglese, ma noi sappiamo benissimo che Gesù non parlava inglese, non è vero? Prendiamo ora la Bibbia della nostra razza dominante, i fratelli Afrikaner, scritta in Afrikaans, e questa dice: ciò non di meno dico la verità. È bene per voi che io me ne vada. Ciò non di meno dico la verità. È bene per voi che io me ne vada. La parola che usano è truster. Ma Gesù parlava Afrikaans? Secondo voi parlava Afrikaans? No. Prendiamo la Bibbia tradotta in lingua Zulu. Ma sappiamo bene che non parlava Zulu. Prendiamo allora una Bibbia in arabo. Ma non parlava neanche arabo. E si può continuare perché la Bibbia è stata tradotta in 2000 lingue e ci sono quindi 2000 parole diverse per esprimere quel concetto. Immaginate, 2000 nomi diversi, uno per ogni Bibbia. Ma noi vogliamo sapere esattamente cosa ha detto lui. Ha detto Comforter? Consolatore? Ha detto Truster? Vogliamo sapere cosa ha detto realmente. Vedete, i cristiani hanno una malattia, la malattia di tradurre, di cambiare i nomi delle persone, una cosa che non si ha il diritto di fare. Un nome proprio è un nome proprio, non si ha il diritto di cambiarlo. Didat si dice didat in qualsiasi lingua, non si può dire didat in Afrikaans, si dice didat, rimane didat. Didat is didat. Così hanno cambiato il nome Jehoshua, Iso in ebraico. Jehoshua in ebraico classico, loro l'hanno trasformato in Gesù. Gesù da Jesus. È la latinizzazione del nome Iso. Vedete, al momento del secondo avvento, se Gesù tornerà sulla terra, se lo riconoscerete e lo chiamerete per nome, Gesù, Gesù, lui non si volterà nemmeno a guardarvi, perché non ha mai sentito questo nome in vita sua. E così se lo chiamerete Cristo, non si volterà nemmeno, perché non ha mai sentito neanche il nome Cristo in vita sua. Questi nomi sono traduzioni. Lui ha detto, io sono il Messia, che si traduce Cristo, dalla parola greca Christos. Lui questa parola non l'ha mai sentita, sono pasticci successivi che la gente ha combinato sul suo nome. E l'hanno chiamato Gesù, mentre lui non aveva mai sentito questo nome. E l'hanno chiamato Cristo, e lui non aveva mai sentito questo nome. Gesù Cristo, Gesù Cristo! Lui direbbe, che cosa gridate? Chi chiamate? Questi nomi dunque sono tradotti. Così Gesù dice al suo discepolo Simone, Simone tu sei Kifas. Il che vuol dire saldo come una roccia, una pietra. E su questa pietra costruirò la mia chiesa. Sei come una roccia, come un irlandese del nord. Lui si chiamava Simone, ma Gesù ha detto tu sei Kifas, nella sua lingua. Sei come una roccia, una pietra. Quindi hanno tradotto la parola Kifas con la parola greca Petros. E Petros è diventato Peter, Pietro. Pietro non aveva mai sentito il nome Pietro in vita sua. A Roma c'è la Basilica di San Pietro, ma dovrebbe chiamarsi San Simone, sarebbe più corretto. E ancora, il tredicesimo apostolo di Gesù, quello che si è autoproclamato discepolo, Paolo, Gesù Cristo lo incontra sulla via di Damasco, come dice Paolo stesso. Io sentii una voce, dice Paolo, negli Atti degli Apostoli 26:14, una voce che in ebraico mi diceva, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Saulo, perché mi perseguiti? Sarà duro per te recalcitrare contro lo stimolo. Atti 26:14. Quindi Gesù ha detto Saulo, Saulo, e in genere invece dicono Paolo, Paolo. Bisognerebbe che la cattedrale londinese St. Paul si chiamasse St. Saul. St. Saul, San Simone sarebbero nomi più giusti, ma loro devono latinizzarli. È un complesso di inferiorità che hanno tutte le nazioni sotto una dominazione straniera. Vogliono che i loro nomi somiglino a quelli dei...